Nell'intervallo il nostro mister ci ha detto che stava mancando un po' più di fame, di voglia di vincere e era anche un po' arrabbiato e aveva ragione, no? Dobbiamo giocare dall'inizio così come abbiamo giocato nel secondo tempo. Gli errori... Non ci crediamo, qual è il problema? No, certamente ci crediamo, abbiamo 22 punti, secondo me è tanta roba. Un peccato che potevamo anche arrivare a 25 punti oggi. Abbiamo praticamente giocato 70 minuti nella loro metà campo, però all'inizio abbiamo mollato un po', non aveva quella fame di vincere la partita e abbiamo subito due gol, no? Dobbiamo essere più attenti dall'inizio di qualsiasi partita, cos'è, penso. Cos'è un problema di concentrazione secondo te, di atteggiamento subito all'inizio? Non lo so, quando giochiamo a casa siamo più attenti, più svegli. C'è anche, come posso dire, l'entusiasmo dei nostri tifosi, ma dobbiamo, come posso dire, stare più attenti, più svegli per cominciare tutte le partite dall'inizio con la voglia, con la fame di vincere ogni partita. E sulle trasferte abbiamo mollato un po' anche oggi e quindi abbiamo perso la partita. Lo dicono anche i numeri, si subiscono tantissime reti in trasferta, 14 addirittura. Infatti, oggi abbiamo preso un gol sul calcio d'angolo e poi un lancio da quasi 50 metri. Anche il nostro mister ci ha detto, gli errori ci sta, però la voglia non ci può mancare mai. E quindi nel secondo tempo abbiamo messo fuori quella voglia di vincere e abbiamo giocato benissimo. Dobbiamo essere così dall'inizio, non solo sul secondo tempo. La disattenzione, gli errori di disattenzione, di concentrazione anche oggi, il calcio d'angolo, poi anche la palla di cacciatore che si perde Kučka, sono anche sintomo di stanchezza secondo te? Siamo un po' stanchi in questo momento? No, certamente no. Abbiamo fatto una settimana meravigliosa, abbiamo lavorato tanto. Abbiamo sbagliato in due palle, abbiamo preso due gol. E poi... mancato un po' di precisione, non lo so, e non siamo riusciti a segnare, quindi abbiamo perso lì. Dove ti trovi meglio a giocare? Abbiamo visto un grandissimo Romulo sulla fascia destra nel secondo tempo. No, io preferisco, per me è uguale, sia il centrocampo sia come terzino. Ho avuto un po' più di spazio lì sulla fascia destra oggi, loro erano un po' stretti, un po' chiusi, principalmente nel secondo tempo, perché stavano vincendo e quindi ho trovato un po' più di spazio lì sulla fascia destra. Sì, l'ultima cosa, adesso il salto di qualità bisogna farlo veramente cominciando a pensare da grande squadra. Certamente, abbiamo 22 punti, è un peccato, potevamo anche arrivare a 25 punti oggi e stare lì sul quinto posto più o meno. Dobbiamo avere l'atteggiamento di una squadra grande, pensieri di una squadra grande e... anche se non siamo ancora una squadra grande, però l'atteggiamento e i pensieri devono essere sempre di una squadra forte, di una squadra grande. Anche gli obiettivi, ti domando? Anche gli obiettivi, certamente. Il primo obiettivo è la salvezza, punto. Però possiamo fare qualcosa di più. Posto, grazie.